che permettono eh, di riempire gli spazi vuoti di questa bella sala e per cominciare prima di dare la parola al professor Pupo voglio esprimere la sincera gratitudine della nostra città per averlo qui stasera e per capire un po di che cosa parleremo e soprattutto chi è il relatore partirei un po' da lontano e dal punto di vista degli storici non è sempre un errore anzi e per farlo prendo spunto da poche righe di un libro di Pierantonio Quarantotti Gambini intitolato Primavera a Trieste scritto pubblicato nel 1951 che è un punto di riferimento della storia di cui parleremo, soprattutto per quanto riguarda una data che è cruciale, come ci dirà il professore nella storia di Trieste e del confine orientale, vale a dire il 29 aprile del 45. Prima di leggere queste poche righe, però, vorrei permettermi di illustrare al professore che cosa accade quello stesso giorno a Bassano, perché sono concomitanze che forse merita aver presente. I, gli americani dell'ottantesima divisione avevano appena liberato Vicenza e risalgono verso Marosti che arrivano prossimi a Bassano. Il loro comandante telefona al telefono pubblico che allora esisteva in città Dicendo che se non era lasciato libero il passaggio l'avrebbero bombardata. E così un signor Dalla Paola, alla messa in Duomo delle Otto, non eh, procede con la liturgia, ma invita tutti i presenti a lasciare la città. Ebbene, in realtà è l'apporto delle formazioni partigiane che riesce a liberare bassano, così che i tedeschi alle 10 fanno saltare quel che rimaneva del ponte vecchio, il ponte nuovo era già stato distrutto, e alle 5 eh, suonano le campane e viene issata la bandiera bianca. Il giorno dopo gli americani entreranno trionfalmente in quella che da allora si chiama, mi piace sottolinearlo, piazza libertà. A Trieste, due incaricati del nono corpus dell'armata di Tito si sono presentati stamane al CLN proponendo un accordo tra italiani e slavi per il governo della Venezia Giulia durante tutto il tempo che potrebbe incorrere tra la caduta dei tedeschi e l'entrata degli anglo-americani. Che cosa possiamo sperare? Continua. Visto che gli alleati sono lontani. Che gli italiani non pensano a noi e, le, e che le truppe jugoslave sono alle porte, abbandonati, disarmati, affamati, stremati e per di più depauperati di tutte quelle che potrebbero essere le nostre forze militari: chi prigionieri in guerra, chi nell'Italia bonomiana, chi coi partigiani, chi nei campi di concentramento tedeschi. La nostra forza è soltanto morale, la lingua che parliamo, la storia di cui le nostre città e noi stessi, mezzo milione di italiani, siamo la testimonianza vivente. Ebbene, questa storia è un po' la protagonista dell'incontro di oggi e della grande mole di pubblicazioni che portano la firma del professor. Raul Pupo andando a ripercorrere queste pubblicazioni, mi sono trovato davanti a questa che è la tesura allargata, dicevamo, della sua tesi di laurea datata 1979, dove si parla della questione giuliana in rapporto alla politica estera italiana nell'arco 1944-46 quasi per caso ho trovato dentro, non me ne ero accorto prima, un ritaglio di giornale datato novembre del 77 presumo il piccolo di Trieste dove il giovane professore dice neolaureato ecco, scrive su argomenti di stretta attualità ma lo fa citando ecco leggo solo questo passaggio, fu necessaria l'energia di Maria Teresa per vincere le incertezze e le resistenze della vecchia classe dirigente triestina, cioè con uno sguardo di ampio respiro, di lungo periodo, proprio quello sguardo che ispira mh, la prima opera di cui vi ho detto e che ritroviamo alla base Adriatico amarissimo. Tant'è che fin dall'introduzione egli scrive, è utile tentare, almeno per grandi linee, proprio, aggiungo io, un approccio globale che tenga conto sia dei fili di continuità che dei momenti di rottura, nei contesti, nei soggetti storici, nelle culture della violenza. In tal modo diventerà più facile ricostruire un'immagine a tutto tondo di un fenomeno. Che ha devastato la vita di centinaia di migliaia di persone, limitando così almeno il numero degli equivoci che attorno a quelle vicende si sono addensati. Ebbene, questi equivoci non sono cioè, nella realtà, nella storia, sono iniziati presto, ma nella stampa, nelle, nella pubblicazione della storiografia, hanno una data importante. Che è il 1980, quando viene pubblicato dall'Istituto storico per la storia regionale, per la storia del movimento di liberazione del Friuli Venezia Giulia. Questo libro, Storia di un esodo, Istria 45-56, ad opera di eh, quattro giovani eh, ricercatori, tra l'altro digiuni di conoscenze nell'ambito che poi avrebbero esplorato. Ambito che leggo nell'introduzione, fino allora era stato poco studiato, tutt'altro che esplorato. E probabilmente il motivo è ben descritto in queste poche righe, dove si dice: è abbastanza diffuso un atteggiamento di cauteloso riservo. Due punti: meglio non rinvangare queste vecchie storie. Meglio non tormentare quelle vecchie ferite. Un misto di buonsenso, il tempo è un grande medico della coscienza individuale e collettiva, e di difficoltà, per non dire esitazione, timore, incapacità, ad affrontare e condurre un discorso su tutto il complesso della propria storia. Riflettere e discutere apertamente delle grandi tappe che nel bene e nel male l'hanno profondamente segnata. Ecco, questo corposo studio condotto a, a, a più mani è il primo approfondimento storico a partire da documenti che cerca di ricostruire vicende che eh, poi, e nella conclusione ma avremo modo di chiederlo personalmente al professore, sono state in seguito riprese, strumentalizzate, declinate in contesti molto diversi e spesso lontani da quella che è l'analisi storica veria, vera e propria. Non solo a partire dal 2004, quando è stata introdotta la giornata del ricordo, il 10 giugno, febbraio. Ecco, queste sono un po' le riflessioni. Darei a questo punto ben volentieri subito la parola al professore, che ringrazio a nome di tutti e della biblioteca di essere qui chiedendogli per prima cosa il senso di questo titolo adriatico amarissimo grazie professore bene buonasera grazie a tutti voi che siete presenti grazie ovviamente agli organizzatori che è così gentile da dialogare con me Uh, Adriatico Marissimo, Adriatico Marissimo, non so se vi piace come titolo, di solito piace abbastanza, ma non è mio, ovviamente. Io Non sono capace di fare titoli così belli, ma ho copiato D'Annunzio che era un po' più bravino a fare queste cose. No? Naturalmente ha cambiato il significato. Uh, perché Adriatico Marissimo per D'Annunzio? Per D'Annunzio che scriveva prima della conclusione della guerra, l'Adriatico era marissimo perché dominato dall'Austro-Ungheria, padrona del mare Adriatico. Eh, dal punto di vista commerciale tramite Trieste, dal punto di vista militare tramite le basi di Pola e di Cattaro. Per l'Italia non c'era spazio. Nel mio significato invece Adriatico Marissimo eh, fa riferimento alle sorti delle popolazioni, non a logiche geopolitiche, non a conflitti per l'egemonia adriatica, militare o commerciale, ma alle ferite della storia, ferite che sono state profonde. L'Adriatico di cui parlo non è tutto l'Adriatico, è l'Adriatico orientale, evidentemente. L'Adriatico occidentale ha avuto un'altra vicenda perché è costa italiana. L'Adriatico orientale è la costa dei Balcani e questo già spiega qualcosa, evidentemente. No? Quindi, è una storia enormemente più tormentata eh, che ha causato dolori, sofferenze, e in quella che noi chiamiamo la frontiera adriatica, è stata un luogo di conflitti. Adesso se riesco a superare la mia imbranataggine vi mostro la frontiera adriatica. Bene, la vedete? Allora, ecco, questa è una carta delle province illiriche, in Napoleonica, ma non mi interessa tanto il confine politico, mi interessa questo. Ecco, noi per frontiera adriatica intendiamo questa fascia qui che parte dal Golfo di Trieste, comprende l'Istria, scende giù e comprende la riviera dell'Adriatico orientale, scendendo giù fino alle bocche di Cattaro, poi comincia l'Albania. No? E quindi eh, quella che gli italiani chiamano Venezia Giulia, poi parleremo di questo termine, eh, è la Dalmazia con tutte le sue isole. Frontiera Adriatica, perché frontiera? Eh, grazie, possiamo riaccendere perché sennò eh, probabilmente l'attenzione diciamo che scema. ecco. Frontiera e non confine. Di solito si parla del confine orientale d'Italia, che è corretto ovviamente dal punto di vista italiano, ma eh, procura due problemi. Beh, per l'Italia il confine orientale, per altri il confine occidentale, il confine meridionale, evidentemente, quindi è una definizione molto parziale. In secondo luogo, parlando di confini, in realtà si intende parlare di linee di confine. Ma le linee di confine sono mutate moltissimo nel corso del tempo, sono mutate molto nel corso del Novecento. I mutamenti di confine del Novecento hanno avuto effetti diversi rispetto ai mutamenti precedenti. Ci cioè hanno trascinato con sé anche le popolazioni, cosa che in epoca precedente era successo molto meno. Ma si tratta sempre di linee di confine. La frontiera è una cosa diversa. Noi per frontiera intendiamo uno spazio, uno spazio che può essere variamente ampio. Uh, pensate alla frontiera americana, al far west, ecco quella tipica frontiera. La stessa cosa la frontiera siberiana: no? sono spazi potenzialmente infiniti che si spostano e vengono civilizzati. Ma eh, quando invece parliamo di frontiere tra realtà statuali che hanno già una loro identità o anche tra realtà culturali che hanno la loro identità, cos'è la frontiera? Ma è la zona di sovrapposizione fra le periferie. Dove una comincia e l'altra finisce, e viceversa. Ce ne sono tante di zone del genere in Europa, no? eh, Quella di cui stiamo parlando, quella lì, è la zona in cui si toccano e quindi imitabilmente si sovrappongono, mondo latino, veneto, romanzo, potete chiamarla come volete, mondo germanico, eh, mondo slavo e in parte anche mondo ungherese. Eh, perché mondo ungherese? Che sembra così lontana la, la Pannonia? Beh, tenete presente che per parecchio tempo nel corso del Medioevo la Dalmazia apparteneva alla Corona d'Ungheria. La città di Fiume è appartenuta all'Ungheria fino al 1918. Quindi c'è anche una presenza eh, politico-culturale ungherese, no? Quindi, come tutte le zone di sovrapposizione, zona di incroci: incroci di lingua, di cultura, di religioni, anche se un po' meno, perché prevale la religione cattolica eh, da queste parti. Ma ci sono anche altre presenze religiose, eh, quella ebraica ad esempio, diffusissima, eh, anche presenze ortodosse soprattutto nelle città cosmopolite, eh, di tradizioni, di tante cose, di abitudini. Mm, questi incroci possono in alcuni periodi essere estremamente fecondi, oh, il caso esemplare è quello delle due città cosmopolite, Trieste e Fiume, fra 700 e 800 sono stati proprio dei laboratori di cosmopolitismo, di tolleranza e anche di progresso civile, economico e civile. In altri momenti, invece, possono essere zone di conflitto perché gli incroci possono anche generare conflitti. Questo è accaduto lungo la frontiera adriatica nell'epoca della nazionalizzazione. A partire dall'Ottocento, da quando sono state inventate le nazioni, le nazioni non sono sempre esistite. Il termine è antico, eh, ma la realtà storica no come le intendiamo noi, è una realtà ottocentesca, ecco, fondamentalmente. Va bene, da quando sono state inventate le nazioni, questo principio di nazionalità ha cominciato a dividere la società locale secondo nuove linee di divisione. Si sono create delle nuove identità nazionali che progressivamente si sono espanse fino a occupare tutto lo spazio, ma non basta. E qua cominciano le complicazioni. Guardate che questa è una storia maledettamente complicata. E quindi quando molte volte si dice che in passato è stata una storia oscurata, trascurata, è vero, ci sono gravi responsabilità di natura culturale e politica, ma è anche maledettamente complicata questa storia, perché è diversa rispetto alla normale storia italiana, ci sono tante storie diverse dentro. Eh, cosa vuol dire che crescono le identità nazionali? Avete un territorio, mica tanto grande, ecco, in cui si creano perlomeno tre gruppi nazionali diversi. Quello italiano, quello sloveno, quello croato. Mm? Non nascono di colpo, no? Ci sono degli inventori, cosiddetti pionieri. Eh, per l'Italia, pensiamo a Tommaseo, ecco, per dire un nome fra i tanti, e altri, in Slovenia e croati, a un certo punto decidono che un gruppo umano, che ha delle caratteristiche comuni, di solito di tipo linguistico, è una nazione. Allora c'è una regola, che non è eh, una legge scientifica, perché in storia non ci sono. Regole scientifiche, evidentemente, però funziona lo stesso. Quando si crea eh, un nuovo tipo di comunità, un nuovo tipo di identità, di identità forte, indifferentemente di natura religiosa, sociale, generazionale, di genere, quello che volete, dopo un po' chiede un riconoscimento politico. Un riconoscimento politico in quanto tale. Magari i membri avevano già riconoscimento politico, ma da un altro punto di vista, no? No, lo richiede tanto tale. Che so, come giovani, come donne come italiani, prima non c'erano, no? Ecco, queste nuove identità chiedono riconoscimento politico. E cosa vuol dire riconoscimento politico? Partecipare alla gestione del potere in quanto tale, o meglio, avere il monopolio del potere in quanto tale. Questo cominciano a chiederlo tre movimenti nazionali contemporaneamente sullo stesso territorio e capite che questo crea dei problemi evidentemente perché sono movimenti molto diversi fra di loro hanno addirittura diverse concezioni della nazione su questo magari torneremo però hanno alcuni elementi in comune l'esclusivismo il famoso discorso noi a casa nostra voi tornate a casa vostra se la casa è mia la casa non è tua l'idea del condominio fra 800 e 900 non è molto diffusa tra i movimenti nazionali ma se vivono tutti là come si fa a capire di chi è la casa. E questo crea conflitto, evidentemente. E questo è un conflitto abbastanza semplice da capire. Può essere devastante, ma è abbastanza semplice. Ma c'è un altro elemento. Come si fa a capire chi sono i miei e chi sono i tuoi? Come si fa a capire chi è italiano, chi è sloveno, chi è croato, chi è tedesco, chi è ungherese? Come si fa? Voi come fareste? Siete all'inizio del Novecento e dovete capire se le persone che vi stanno intorno sono italiane o... Croati. come fate a capirlo? Ci sono vari sistemi. La luogo di nascita, sì, ma sono tutti là. La lingua, La lingua certamente, eh, però, se sono realtà bilingui o trilingui, ad esempio nelle campagne, eh, tutti parlano un orri di dialettà, cinque mescolano stroveno, sloveno, un po' di tedesco, insomma, quel che c'è, quel che passa al convento. Ecco. La religione, ma la religione è abbastanza comune. Ho oh, poi sentito un'altra proposta interessante. I cognomi, benissimo. Allora, eh, se una famiglia si chiama De Grassi, cosa sarà? Italiano. È la famiglia di mia moglie, ecco, che viene da Isola d'Istria, no? Quindi Italia, italianissima, certamente. Eh, se una famiglia si chiama Smerdeu, scritto Smerdev, È slovena, è slovena. Non vuol dire niente di male è sloveno, ecco, però è un, è un tipico nome sloveno. Cioè, no, fin qua è facile, no? Eh, se una famiglia si chiama Krekic, che cos'è? Ma Krekic è eh, il leader del movimento nazionale dalmata italiano. Capite che comincia ad esserci qualche problema. Se uno si chiama Bianchini, che cos'è? italianissimo di Puglia, ma sfortunatamente è il leader del partito dalmata croato. Se uno si chiama Wilhelm Oberdank, che cos'è? Ma sfortunatamente si italianizza Guglielmo Wilhelm Oberdank e diventa il primo martire del redentismo italiano. E uno si chiama Brunner, Armin Brunner, tedesco di quelli duri. Eh. Ma è sicuramente tedesco, è un fedelissimo patriota dell'imperatore, un dirigente d'azienda a Trieste. Che all'epoca della battaglia di Caporetto, conosciuto l'esodo della battaglia, convoca tutti i dipendenti e farà gridare tre volte viva per l'imperatore. Mm? Ma suo figlio è già morto nelle file dell'esercito italiano volontario e redento. Ecco, allora capite che comprendere chi è italiano e chi no è maledettamente difficile. E allora questi tre movimenti nazionali stanno già litigando per l'esclusivismo, per il potere, diciamo. Oh, dietro il potere c'è anche cose molto nobili, eh? non, non pensiamo che siano soltanto due vecchi interessi, assolutamente no. Per il potere in termini generali, per l'egemonia. Ecco. ma contemporaneamente stanno litigando per sottrarsi l'uno con l'altro le persone, per fare in modo che le persone decidano di essere una cosa o l'altra. Capite la complessità? Come si fa? Bisogna spiegarglielo. Chi glielo spiega prima, glielo spiega meglio, vince. Se in una realtà di paese glielo spiega il parroco che è croato, tutti dicono: Buon, saremo croati. Eh. Se glielo spiega il maestro che è italiano, dice: Buon, saremo italiani. Parlano tutti allo stesso modo, si chiamano tutti allo stesso modo, evidentemente. Però si comincia a competere e le famiglie si spaccano. Letteralmente si spaccano in mezzo. C'è la famiglia Lenart, ad esempio. Cosa sarà la famiglia Lenart? Famiglia Renda sta a fiume. Ci sono due cugini che si vogliono bene, tra l'altro, eh. sono due intellettuali, fanno parte del, dell'elite della città. Nel eh, novembre del 1918 collassa l'impero, non si sa bene chi arriverà prima: arriveranno boh, le truppe serbe, quelle italiane, e vatte la pesca. Si creano due comitati nazionali, il Consiglio nazionale italiano e il Consiglio nazionale croato. Un Lenard firma il manifesto del Consiglio nazionale italiano: ci cioè siamo italiani e vogliamo l'Italia. L'altro cugino viene nominato prefetto del Consiglio nazionale croato. Sono cugini. Ecco, capite? Ecco perché ho cominciato così: per spiegarvi quand'è maledettamente complicata questa storia. Allora, nel libro, io cerco di dipanare un po' di fili, non tutti. Eh. Questo è un libro che parla di una sola cosa: cioè di un solo aspetto, che è quello della violenza politica. Non è tutta la storia. Ci sono tante altre cose, ci sono tante cose, tante storie positive anche nelle storie del Novecento, in quest'area, eh? Storie di grandi ideali, ad esempio. Eh, L'ideale nazionale è un grande ideale, che nasce come un ideale di liberazione. E poi diventa un mostro, no? Ma nasce così. Pensate a Mazzini, a Pettefi, a tanti altri, insomma, no? nasce così, evidentemente. Grandi solidarietà, no? Grandissimi gesti di eroismo, virtù civili, tutto quello che volete, sacrifici. Purtroppo il segno distintivo del Novecento in Europa lasciamo perdere che il resto del mondo è ancora più complicato, è stata la violenza, in particolare la violenza politica, quella che è rimasta, no, che ha usato le ferite della memoria. Ecco. E allora questo libro dedicato alla violenza politica e cerca di tracciare un profilo, ovviamente critico, problematico, delle diverse stagioni della violenza politica. Ecco, proprio il tema della violenza politica ha un punto di riferimento importante e noto che è l'incendio dell'hotel Balkan del Narodny Dom al quale fa seguito la netta presa di posizione di Mussolini che celebra quell'episodio come il capolavoro un capolavoro e, e diventa un modello di riferimento però professore se noi eh, dovessimo aspettare l'arrivo della marcia su Roma, è meglio ancora del regime fascista. La politica di assimilazione forzata in realtà la dovremmo postdatare, ma non è così, perché fin dalla fine della guerra eh, ci furono interventi, operazioni, per esempio, quelle a cui accennava sui cognomi. E, e allora è solo del fascismo o. e o allora non? è maledettamente complicato. Però cerchiamo di sciogliere qualche nodo. Sì. Innanzitutto, vediamo di cosa stiamo parlando. È luglio 1920: eh, un gruppo di fascisti. Le prime squadre fasciste sono state appena costituite, mh, traggono occasione barra pretesto da un eccidio che è venuto in Dalmazia di fronte a Spalato, sono stati uccisi due marinai italiani. È no? era un, un po' tumultuosa, evidentemente. In scena una grande manifestazione a Trieste, poi partono in corteo e Assalgono un edificio modernissimo, un centro polifunzionale, si chiamerebbe ora, che è stato inaugurato una quindicina d'anni prima. Ecco. Che cos'è? È la sede delle associazioni slave a Trieste, non soltanto slovene, di tutti gli slavi a Trieste. No? È un simbolo: perché è un simbolo? È nel centro della città, no? dove c'è il capolinea della tranvia che conduce l'Altipiano Carsico, dove sono insediati normalmente i, i contadini sloveni. Cosa vuol dire? Guardate che gli sloveni che esistono a Trieste non sono più soltanto i contadini analfabeti, ma sono classe dirigente. Dentro c'è una banca, un teatro, eh, si fa alta cultura, insomma, ecco, no? quindi è un segno per dire noi siamo la classe dirigente del futuro, quindi odiatissimo dei patrioti italiani. I fascisti sono poche centinaia, attraverso vicende un po' confuse, lo assaggono e lo bruciano. Ecco, questo è... L'inizio del fascismo a Trieste, l'inizio sostanziale, quello formale prima, ma non contava nulla, no? È certamente un momento di svolta. Da quel momento il fascismo non si fermerà più, avrà una tendenza ascendente e comincerà la fase di persecuzione della minoranza slovena e croata, mm? quindi considerato una data periodizzante, ma lo è a metà perché? Perché se noi analizziamo le diverse fasi della violenza politica. Vediamo che le stesse cose sono successe prima. Eh, c'è una stagione che io ho chiamato la stagione delle fiamme. No, la stagione delle fiamme uno pensa subito al rogo del Naro di Dom, che è assolutamente giusto, ma non è il primo rogo. Il primo rogo si ha il 23 maggio del 1915. Cosa succede il 23 maggio del 1915? Beh, Il 23 maggio è il giorno prima del 24 maggio. Il eh, 24 maggio l'Italia entra in guerra, ma che entrare in guerra non c'è già la vigilia, evidentemente. Allora a Trieste ci sono grandi dimostrazioni. Dimostrazioni di chi? Ma dimostrazioni di italiani. Contro chi? Voi contro chi pensate? 23 maggio, dimostrazioni di italiani nel centro di Trieste, sapete contro chi? Contro gli irredentisti italiani. Contro quelli che volevano il distacco di Trieste dall'Austria. Viene bruciato il giornale, il piccolo, che è il giorno della città, vengono distrutte le sedie della ginnastica triestina della Lega Nazionale e tutti i caffè dove si radunano gli intellettuali, i patrioti e un po' di negozi di sudditi del Regno d'Italia. Eh, le prime fiamme sono quelle. Cosa vuol dire? Vuol dire che il momento periodizzante non è il 1920, è il 1915, cioè quando comincia la guerra, quando la violenza politica fa un salto, no? cambia completamente, prima ce n'era un pochino, ma insomma come c'è adesso è anche di meno, no? di colpo fa un salto e poi dopo dopoguerra guerra prosegue. Nel dopoguerra ovviamente i protagonisti sono diversi, ce ne sono vari che si urtano, quello che vince è il fascismo. Perché vince? Allora potremmo dire perché sono i più abili nell'uso della violenza, molto più abili dei giovani socialisti, ad esempio, che ci provano, ma falliscono, e perché hanno il sostegno delle istituzioni in chiave antisocialista e antislava, quindi vincono e inaugurano una, di, una stagione di prevaricazione. E qui le periodizzazioni si incrociano, no? Guardate, questa data del luglio del 1920, quella del Balca, l'incendio del Balca, è una data che ha tanti significati. Questo è il bello della storia quando la si studia, quando la si vive è un inferno evidentemente, quando la si studia è interessante. Per gli gioveni croati è l'inizio della fine, è l'inizio delle persecuzioni e di quella politica che poi è stata ricordata di snazionalizzazione, cioè di distruzione dell'identità nazionale, quindi per loro è il momento iniziale. Per gli redentisti italiani, che erano parecchi, è il momento della fine. Cioè la fine del ciclo che si è aperto nel 1915, in cui sembrava che il redentismo venisse spazzato via, e invece nel 1920 si vede carinato che vince. Per gli antifascisti è anche l'inizio della fine, perché il fascismo si afferma. Quindi per i fascismo è un momento del battesimo del fuoco, e poi vincerà, ma gli antifascisti non se ne accorgono. Può sembrare paradossale, ma non se ne accorgono. Se voi leggete il maggiore l'unico giornale antifascista dell'epoca, che è il giornale socialista e il lavoratore, dedica poche righe, cioè poche colonne, con l'incidente dicendo sono i nazionalisti borghesi che si picchiano fra di loro. Provate a farlo con noi e vedrete. Ci provano sei mesi dopo e danno fuoco al lavoratore, evidentemente. Ma non l'avevano capito. Vedete come la stessa data può assumere significati molto diversi? Ecco, questa stagione delle fiamme si conclude più o meno un anno dopo, no? Chiudano dopo simbolicamente con un altro rogo, un grande rogo, eh? brucia un cantiere. Brucia il cantiere navale San Marco, che è uno dei simboli dell'industria eh, marinara telestina. Chi gli dà fuoco? Giovani rivoluzionari bolscevichi, che hanno cercato di occuparlo, sono stati cacciati via e gli danno fuoco. Ecco. È l'ultimo atto di una guerra civile, evidentemente, che i socialisti perdono, no? E i fascisti vincono. Allora non c'è più bisogno degli incendi è finita la fase della stagione delle fiamme, comincia un'altra stagione, che è la stagione della violenza dello Stato. La violenza dello Stato fascista, che non ha bisogno dei roghi, perché ha la polizia, ha le leggi, ha eh, i tribunali mh? e di riserva sempre gli squadristi. Eh? Attenzione, anche quando il fascismo domina negli anni 20 e addirittura negli anni 30, è un regime totalitario che pervade la società, che cerca di controllare tutto, ai carabinieri, la polizia, l'ovra, tutto quello che volete, anche quel poco che il regime tollera, formalmente lo Stato tollera. Ad esempio, che un maestro di coro sloveno, nel paesino di Piedimonte del Calvario, Detto Podgora in sloveno con l'autorizzazione della questura, eh, guidi un coro natalizio in chiesa in lingua slovena. La questura autorizza e manda due agenti a vigilare, mm? si conclude la messa, si chiude la chiesa, gli agenti vanno via. Arrivano due squadristi e ammazzano il direttore del coro. Quindi c'è sempre pronto anche lo squadrista. Ecco, questa è la stagione della violenza fascista no? durante il regime, durante anni 20 e gli anni 30, in cui c'è un processo di snazionalizzazione forzata, quel discorso sarebbe molto lungo, come si fa, come tutte le snazionalizzazioni, vietando la lingua, vietando la stampa, eh, cambiando i cognomi, cambiando i toponimi, cercando di cancellare l'immagine, pensando se io cancello l'immagine, non è che spariscono le persone di colpo, ma nel giro di una o due generazioni spariranno, no? cioè cambieranno idea. Ecco, è un modo per distruggere un gruppo nazionale senza distruggere le persone, ma potremmo dire distruggendo le armi. Ecco si può discutere se è meglio o se è peggio. Certo, e a questo punto entriamo nel secondo conflitto mondiale e le cose, ahimè, si complicano ancora e da tanti punti di vista, purtroppo. Eh, se fino a questo momento era semplice, figuratevi poi. Ecco. Allora, mettiamola così. Noi fino a questo momento, perché ragioniamo di violenza politica, abbiamo incontrato tre fasi. Bo, io faccio la metafora eh, della gita in montagna, ecco perché sono abituato a questa, no? dell'altimetria di un'escursione, anche in bicicletta se volete lo stesso. Prima avete una fase di basso piano, che è quella sburgica, con qualche dosso, anche qualcuno che fa un po' male, ma insomma qualche dosso. Poi avete un picco, che è quello attorno alla Prima Guerra Mondiale. Dal 15 maggio, dal 20 dal 23 maggio del 15 fino al 1921-22 va su, poi si abbassa, non torna in pianura perché quella fascista non è certo una pianura, diciamo con un altipiano della violenza. Poi la guerra comincia nel 1940 ma non succede niente perché la guerra è lontana. Col 1941 invece la guerra si avvicina perché è l'invasione della Jugoslavia ma ancora non succede niente. Col 1942 vedete che la violenza politica ha un picco estremamente più alto del precedente. Perché più alto? La violenza politica è molto più grave. Uh, Nell'epoca della stagione delle fiamme, l'ordine di grandezza delle vittime era del centinaio, mm? più i feriti, bastonati, gli rodiricci, le, le, le sedie devastate, tutto quello che sapete bene del fascismo. Il numero delle vittime su quel territorio era più o meno quello, che sono tante evidentemente. Eh, nella fase successiva, quello chiamato la stagione delle stragi, l'ordine di grandezza delle migliaia. Parecchie migliaia. Perché? Oh! tra cento e parecchie migliaia, insomma, c'è una differenza. Cosa è successo? Prima spiegazione: gli uomini sono diventati più cattivi. Seconda spiegazione: i protagonisti della, eh, della violenza politica 30 anni dopo sono peggiori di prima. Però sono più o meno tutti i protagonisti. Sono sempre gli italiani, che, che sloveni e croati, che anche tedeschi in questo caso. C'è un'altra spiegazione, molto più banale, che è cambiata la guerra. Che la seconda guerra mondiale è diversa dalla prima spero che non vedremo mai come sarà la terza ecco, però comincio a essere meno fiducioso eh, fra la prima e la seconda che differenza c'è? Eh, la prima guerra mondiale è una guerra che riguarda tutta la società perché tutta è coinvolta ma combattono i militari i militari combattono contro altri militari eh, i civili non vengono particolarmente toccati perlomeno sul fronte occidentale no? come comincia la seconda guerra mondiale? con i bombardamenti tedeschi sulle città polacche come finisce la seconda guerra mondiale? ai bombardamenti sulle nucleari sulle città giapponesi. Cosa vuol dire? Vuol dire che la differenza tra militare e civile è saltata. No? È che anziché civili, in alcuni casi, sono obiettivi privilegiati dell'azione militare, perché colpire civili vuol dire paralizzare l'economia, ad esempio, e far crollare il morale, cioè il fronte interno. Con l'Italia funziona, con la Germania e il Giappone no, però lo fanno lo stesso. Quindi c'è un salto di qualità. Quello che prima non era pensabile, poi diventa. Non sono pensabile, ma dopo due o tre anni di guerra diventa routine. Questa è la principale differenza. All'interno di questa differenza, sul fronte orientale, la guerra è molto peggiore che non sul fronte orientale, guerra di sterminio, la guerra russa è guerra di sterminio, e in particolare nella Jugoslavia, sbranata dalle potenze dell'asse, succede quanto di peggio potete pensare. Diciamo che ci sono un'occupazione multipla da parte degli italiani, tedeschi, ungheresi e bulgari. Eh, una lotta di liberazione condotta da vari soggetti diversi contro gli occupatori la repressione di questa lotta di liberazione due guerre civili tra eh, diversi soggetti slavi almeno due guerre civili e una guerra rivoluzionaria tutto messo insieme ecco qual è il risultato un abominio di violenza evidentemente no? in cui lo stragismo diventa logica corrente cosa vuol dire stragismo? Che capita molte volte, che il sistema usato da tutte le forze in campo per risolvere il problema è fare fuori centinaia di persone per volta, o anche di più. No? Eh, questo è lo stragismo. Quindi comincia una logica, che è la logica delle stragi, e questa logica nasce nel cuore della Jugoslavia, dei Balcani, un po' anche in Grecia, ma un po' meno, ma soprattutto in Jugoslavia. Ma si estende. Perché si estende? Adesso cerchiamo di vedere. Lo vedete? In Jugoslavia non c'è più, in tutte queste zone scoppia letteralmente l'ira di Dio, ma una parte di Jugoslavia è entrata a far parte dell'Italia. Questa è la provincia di Lubiana, provincia italiana, la provincia di Fiume si è ingrassata. Questa è la Dalmazia che è stata annessa allo Stato italiano. Anche all'interno delle province italiane quindi si verificano i medesimi fenomeni. C'è un movimento partigiano al quale si oppongono altri movimenti non partigiani, ad esempio in uh, provincia di Lubiana c'è un movimento chiamato Belagardo, o Guardazzurra o Domobranzo di impostazione cattolica che combatte contro i partigiani a fianco degli italiani, quindi c'è anche guerra civile. Dove c'è movimento partigiano c'è repressione, dove c'è repressione ci sono stragi. Quindi la stessa logica dello stragismo è già arrivata qua, no? ma poi va oltre perché non c'è più il confine. no? E subito oltre... Cosa trovano? Oltre alla provincia di Lubiana cosa c'è? La provincia di Gorizia, in cui metà della popolazione è slovena, la provincia di Trieste, in cui metà della popolazione è slovena, la provincia di Fiume, in cui metà della popolazione è croata, e la provincia di Poli, in cui metà della popolazione è croata. Vuol dire che il movimento partigiano jugoslavo, sloveno e croato si diffonde facilmente. Dove si diffonde il movimento partigiano arriva anche l'Antiguerriglia con le medesime logiche. Quindi quello che succede qua può succedere anche qua. Esattamente nello stesso modo. E noi abbiamo due esempi uh, a parti contrapposte, una nell'estate del 42 e una nell'autunno del 43, anche tanti altri, ma questi due sono simbolici. L'estate no? del 42, qui c'è Fiume, a una ventina di chilometri di distanza, forse anche meno, uh, c'è una località si chiama Podhum, in cui. Eh, le truppe italiane fanno la maggior strage di, tutta la, di civili di tutta la campagna di Jugoslavia, cioè ammazzano centinaia di persone, ecco, di, di civili, cioè, distruggono un paese, prendono donne e bambini, le deportano, tutti i maschi adulti vengono fucilati. Siamo noi state nel 1942. Autunno del 1943, 40 km di distanza ecco, all'interno dell'Istria, Mm, il, lo Stato italiano è collassato dopo l'armistizio dell'8 settembre, il territorio occupato da partigiani jugoslavi per circa un mese: 500 morti. Stragi eh, chiamate le FOI bestriane. Ordine di grandezza, 500 morti. Vedete? È lo stragismo che è arrivato. No? Stragismo che è arrivato in un certo momento ha colpito i civili sloveni e croati, in un altro momento ha colpito i civili italiani, dopodiché arrivano i tedeschi. Il confine è cambiato ancora, tutta la zona a Cavallo delle Alpi è diventata parte di una zona di operazioni litorale adriatico, no che di fatto non è più Italia, eh? è a dominio diretto tedesco, i tedeschi arrivano con un'offensiva che fa 2500 morti, così per cominciare, no? e poi succede quello che sapete che succede nelle località occupate dai tedeschi, eh? quindi repressioni, stragi, attentati, con una cosa in più, una cosa che in Italia non trovate. Anzi, due cose che in Italia non trovate assolutamente: le stragi che trovate, le forze deatine, Marzabotto, eccetera, no? quelle le trovate, le trovate anche qua. Ma ci sono due cose che non trovate. Una viene qui. Non so se riuscite a vedere cos'è questo paesino. Questo è Tolmezzo, questa è la Carnia. e Nell'autunno-inverno del 1944, qui viene insediato un popolo che sono i cosacchi, i cosacchi che arrivano dal Don, eh, dalle zone di cui si sta parlando adesso. no? che scappano per tutta Europa perché hanno combattuto contro i sovietici, quindi scappano, gli storici tedeschi non sanno dove metterli, dove li mettono? Li mettono qua. Perché qua? Perché non è Austria, in Austria non li vogliono evidentemente, ma non è neanche Italia. Sì, formalmente è ancora Italia, ma di fatto no, è un territorio sotto dominazione diretta tedesca e quindi si possono fare le cose più strane e si mettono un po' di decine di migliaia di cose. La seconda cosa che non succede in Italia avviene qua. Qua a Trieste viene costituito un campo di detenzione di polizia, ce ne sono anche altri in Italia. No? Hanno una funzione mista, di solito campi di transito per ebrei, fondamentalmente, e poi caserme e luoghi di detenzione carceri per prigionieri che non stanno nelle gare. Ecco, lo stesso accade anche in questo campo, si chiama la risiera di San Saba, con una differenza, che i prigionieri vengono ammazzati. Su larga scala, che qui le stime vanno dai 2500 ai 5000, quindi un campo di eliminazione di massa. Non c'entra niente con la Shoah, eh? non è un campo di sterminio, non c'entra nulla, ma è un campo di eliminazione di massa. Sono tutte cose che in Italia non succedono, ma non succedono neanche nell'Europa occidentale. Che cosa vuol dire? Che questa non è in Italia. Non è Europa occidentale, allora, e questo forse è uno dei punti più interessanti di tutta la vicenda, uno dei più difficili da capire, quando voi. Per strane ragioni, quelle che vi, spongono, vi portano qua questa sera. Vi interessate alla storia di queste zone di frontiera, come tante altre zone di frontiera, non potete applicare le logiche di un solo mondo. Se voi cercate di spiegare quello che è successo qui, secondo i parametri usuali della storia italiana, non funziona, c'è una cosa che non funziona. Ad esempio, gli scontri nazionali tra italiani e slavi non funzionano nella storia d'Italia non solo perché non ci sono gli slavi, ma perché il movimento risorgimentale, pensate a Mazzini. Era per la fratellanza dei popoli. Eh? I garibaldini andavano a combattere in Bosnia, ecco, andavano a combattere in giro per l'Europa, Nell'Impero no? Asburgico i gruppi nazionali cominciano a odiarsi fra di loro, e quando arriva l'Italia insegnano i nazionalisti giuliani e gli italiani cosa vuol dire l'antislavismo. Quella storia austriaca. Eh? Nel 1943, quando ci sono le foibe istriane. Sono le tecniche di lotta che i partigiani usano in Jugoslavia. Quando occupano una zona, liberano una zona, eliminano i nemici del popolo. In questo caso, i nemici del popolo sono tutti italiani. Quando arrivano i tedeschi, fanno quello che fanno sul fronte orientale: no? ingegneria etnica, spostamenti di popoli, campi di eliminazione, come fanno nel resto dell'Europa orientale. Nel 1945, nel eh, primavera, estate del 1945, torniamo al libro di 48 i Gambini. No? Qui arrivano prima gli jugoslavi. E attenzione, adesso daremo anche la cartina che è un po' più complicata. Poi le varie linee, ma dopo. Gli jugoslavi nelle primavera, il primo maggio del 1945, arrivano fino a qua. Arrivano fino al fiume Isonzo. Perché? Perché lo ritengono territorio jugoslavo, lo hanno annesso nel novembre del 1943 una delibera formale del Parlamento Jugoslavo. Era un Parlamento che si radunava in una zona libera nei boschi, no? E non se ne è accorto nessuno. Eh, però è così. Dal loro punto di vista è già territorio annesso. Territorio che va liberato. Liberato da chi? Dai tedeschi, certamente, ma anche dagli italiani. E quindi che cosa fanno quando arrivano le truppe jugoslave? Fanno qui quello che fanno qui e quello che fanno qui. Perché è esattamente lo stesso territorio. Province Trieste e Gorizia fanno parte della Slovenia, la provincia di Polo di Fiumo fanno parte della Croazia. Quindi, quando fanno esattamente le stesse cose che fanno nel resto. Che cosa fanno l'eliminazione su larga scala dei nemici del popolo? Quanti in tutti i territori liberati nelle medesime settimane, che vuol dire metà Croazia, metà Croazia con Zagabria, tutta la Slovenia, fra i 60 e i 100.000. Di cui in questa fascia qui circa alcune migliaia di italiani. Ovviamente c'è qualche differenza, no? C'è anche il fattore nazionale di differenza, che fa sì che gli italiani siano considerati pregiudizialmente sospetti, ma è la medesima logica. Non c'entra niente con la resistenza italiana. La resistenza italiana non fa queste cose. Anche nella resistenza italiana ci sono le violenze di transizione, no? Penso ci siano state anche da queste parti, ecco, no? Conosco un po' bene la situazione di Vittorio Veneto, quella di Schio, eccetera, nella Pianura Padana c'è stato di tutto. Ma qual è la differenza? Chi ha fatto le stragi della primavera estate del 1945 a Schio, eh, il bus della Lume, ecco che poi è un simbolo, o a Modena o Reggio Emilia? Chi le ha fatte? Chi le ha fatte? Mm? I partigiani comunisti. Bene. Chi le fa nella Venezia Giulia? Non le fanno i partigiani comunisti, le fa la polizia politica. Poi materialmente ci sono dei partigiani, sia italiani che slavi, che arrestano le persone, ma non c'è niente di spontaneo. Non sono le bande partigiane che fanno i conti, no? come hanno fatto nelle Fiandre o come hanno fatto in Francia. No, no, è una repressione decisa nell'autunno del 1944, organizzata a tavolino ed eseguita da un organo dello Stato, che è l'OSNA, la Polizia Politica che lo fa in tutta la Jugoslavia sistematicamente, con una efficacia impressionante. Addirittura la polizia politica mandava i suoi quadri a partire dal 1944 ad addestrarsi a Mosca, alla scuola del KGB. No? Gli allievi che stanno per diplomarsi nella primavera del 1945 vengono mandati a Trieste assieme ai loro istruttori sovietici a fare uno stage. A vedere come si fa sul campo. Capite qual è la differenza? Non è la violenza spontanea dell'odio. Ecco, sì, c'è anche quello per carità, ce n'è di odio, figuriamoci cumulo di violenze che c'è stato. Beh, un'azione eh, repressiva eh, di uno Stato che ha dei nemici, alcuni nemici per il passato, per quello che hanno fatto, altro per quello che sono, ad esempio, a voler l'Italia è un crimine. Altro perché non sono conformisti, perché potrebbero dare fastidio, perché non sono comunisti, eh, perché vorrebbero altre cose. Tutti questi devono venire eliminati e vengono eliminati. Quindi non è una violenza a perdere che poi si esaurirà nel dopoguerra, è una violenza costituente. Alla base dello Stato jugoslavo, della Repubblica Federativa Popolare, c'è questo. Nella no? nostra eh, Costituzione cosa c'è? C'è la resistenza, no? Nella Repubblica Federativa c'è la lotta di liberazione che si conclude così, con questa violenza costitutiva. Capite che è una differenza che si capisce soltanto ragionando, tra virgolette, alla Jugoslava, cioè capendo quali erano le logiche che li muovevano. Se no, sembrano dei marziani. No, non erano dei marziani. Seguivano una loro logica. Riprendo, professore, sempre dal libro Primavera a Trieste, questo breve passo che si aggiunge a quello che ci ha detto adesso. Siamo noi che dobbiamo venire, asserivano i partigiani di Tito, nelle campagne e nelle città della provincia, dovunque si infiltrassero fra la nostra popolazione. E la notizia era ripetuta a Trieste, di casa in casa, in tono ormai di minaccia, dalle domestiche e dalle portinaie slave. Verremo noi sino all'isonzo. I patti sono già conclusi fra la Jugoslavia e gli anglo-americani. Verremo e ci rimarremo. Voi avete perduto la guerra, questa è ormai Jugoslavia. Oltre alla violenza costitutiva di cui ci parlava, queste parole che ho letto possono aiutare a capire anche il fenomeno dell'esodo? Ah, sì, certamente. Perché? Eh, perché c'è un conflitto nazionale in atto all'interno dei quali c'è una parte soccombente, quella parte soccombente, gli italiani. Cosa vuol dire soccombente? Eh, lo si capisce se si pensa che fino a quel momento, cioè fino a del 1943, il potere era al 100% nelle mani degli italiani, totalmente. Dopo l'8 settembre del 1943 diventa zero. Un pochino qualcosa riescono a infiltrarsi nell'interstizio della dominazione tedesca. Dopo il 1 maggio del 1945 diventa zero. Essere la parte soccombente che passa da 100 a 0 è evidentemente un trauma, no? Ma oltre a questo c'è molto altro. C'è certamente quel tipo di antagonismo nazionale che si salda, però, un progetto politico. E qui le cose continuano ad essere, questa volta, un po' più complicate. <ride> Lo so che è difficile, ecco. Ehm, farei molto prima a dirvi un paio di schemi che ci sono stati ripetuti mille volte, capireste meglio, ma sfortunatamente sono sbagliati. Allora. Quello che succede è abbastanza noto, eh, gli italiani che vivono in territori passati sotto il controllo jugoslavo, che vuol dire oltre questa linea rossa, ecco. questa linea rossa si chiama linea morgan, non vi spiego nei dettagli, ma tenete presente che dal 9 giugno del 1945 di qua stanno gli angloamericani, di là stanno gli jugoslavi, a diverso titolo giuridico con, con mille bizantinismi, ma insomma, in questa parte ci sono gli angloamericani qui ci sono gli slavi quindi l'Istria è quasi tutta sotto dominio slavo mettiamola così ecco. bene, in questa zona quello che succede fa sì che progressivamente tutti gli italiani ma proprio tutti si sentono una popolazione oppressa, perseguitata a rischio di estinzione della propria identità e a rischio della vita questa è la percezione comune hm? che porta a dire siamo stranieri a casa nostra non riconosciamo più la nostra terra, non ci possiamo più stare, aiuto, dobbiamo andare via. Questo è sicuramente quello che è successo e quello che è stato percepito, non c'è nessun dubbio. E questo aiuto, dobbiamo andare via, come si manifesta? Si manifesta in due modi. Il primo modo sono le fughe clandestine, che cominciano quasi subito. Perché le fughe clandestine? Di chi si sente direttamente minacciato, di chi sa o intuisce o teme che il potere, diciamo nella in maniera più generica possibile, anche perché loro non capivano quali erano le articolazioni del potere. Che il potere ce l'ha con te, fondamentalmente, perché qualcuno te l'ha detto, oppure perché un altoparlante in piazza del paese ha detto, e eh, finalmente il reazionario Marco Koslovic è stato smascherato. Non è un nome a caso, è un nome amico, ecco, ma lui non c'era la bambina. Eh, se Marco Koslovic viene a saperlo, scappa, evidentemente. Mettiamo che nel 50% dei casi ce la faccia che vuol dire che nell'altro 50% no, evidentemente. Queste sono le fughe clandestine, che però sono una minoranza. L'altra via è quella di esercitare un diritto che è riconosciuto dagli atti internazionali che hanno regolamentato questi confini, che è il diritto di opzione. Che cosa dice? Dice che gli ex cittadini italiani di madrelingua italiana, residenti nei territori passati allo Stato jugoslavo o sotto il controllo, insomma, jugoslavo, hanno il diritto di scegliere di optare per la cittadinanza italiana. In questo caso non la perdono, ma devono trasferirsi in Italia. Devono, barra possono, questo è fondamentale. Devono perché il governo di non li vuole. Possono vuol dire che hanno il diritto di andarsene senza essere perseguitati e portando con sé i beni mobili, no? Cioè non gli possono sparare se vanno via. Ecco, mentre quel distingue gli sparano, no? Ecco, attraverso il diritto ad opzione il 90% della popolazione italiana, tra virgolette, sceglie di andare in Italia. Mm? E questo sceglie la parola chiave. Cosa vuol dire sceglie? Certamente c'è un atto formale di scelta, no? C'è un modulo che tu ci sono cittadino di madrelingua italiana, voglio andare in Italia, no? Questa è una libera scelta. È una libera scelta che è la conclusione del processo di nazionalizzazione. Cosa vuol dire? Vi ricordate che vi ho detto, un secolo prima, alla metà dell'Ottocento, alcuni professori hanno inventato la nazione, se ne sono accorti solo loro. Poi progressivamente i leader dei movimenti nazionali hanno cominciato a nazionalizzare tutto, ma non è mica facile nazionare tutti. Ad esempio, nella realtà di Campania, dove le famiglie sono miste, italiane, slovene, croate, si parla tutto. C'erano fasce ancora di decine di migliaia di popolazione, in quella che gli studiosi chiamano una condizione di indifferentismo nazionale, in cui, boh, sì, insomma, semo o no semo ecco, no, in quel momento devi scegliere, o scegli di qua o scegli di là. Da quel momento in poi non esiste più zona grigia in, uh, nei territori passati a Jugoslavia, o si italiani, o si è sloveni, croati, non, non ci sono alternative. Ecco. Quindi questa è scelta, sicuramente, ma è scelta libera, è scelta libera, ecco, su questo ci ho discusso molto, la risposta è assolutamente no, perché le ragioni della fuga, dell'esilio, non sono, eh, che sono ragioni di natura economica e neanche di natura ideale per andare in un altro mondo, sono ragioni di sopravvivenza, no? sono ragioni legate alle politiche fatte sul territorio dalle autorità, questo è chiarissimo, sono le risposte alle politiche che generano una condizione di invivibilità. Poi vedremo perché. E allora quello che accade è un esodo. Perché dico, e allora è un esodo? Anche loro dicevano che è un esodo, no? Con un termine simbolico. Eh, ma poi gli storici, che, sapete che grufolano molto sui concetti, ecco, hanno ah, a un certo punto, si sono resi conto, più che hanno deciso, che esodo non è soltanto una parola, un modo di dire, ma è un modello, cioè un tipo particolare di spostamento forzato di popolazione. Esistono, nella nostra modellistica, ma il farimento è con la realtà, Tre modelli di spostamenti forzati di popolazione. Cosa vuol dire spostamento forzato? Una popolazione vorrebbe stare a casa sua, ma in vario modo viene spinta a calci e sedere fondamentalmente ad andare via. No? Nell'Europa del Novecento sono successi moltissimi casi. Noi di solito periodizziamo dalla metà dell'Ottocento, poi vi dirò perché. Ci sono tre modelli. Il primo è la deportazione. Cos'è la deportazione? Il potere prende un gruppo, lo impacchetta. E lo porta da un'altra parte. Dove? Ad esempio, in Siberia. Mm? Mm? Oppure in un lager dove passa per il camino. Queste sono le tipiche deportazioni. Si piglia, si impacchetta, si porta da un'altra parte. Il secondo modello è l'espulsione. Il potere emana delle leggi che dicono i membri di quel particolare gruppo, a partire da due settimane a questo giorno, devono essere tutti fuori dai confini. Se restano dentro, commettono un reato. Questo reato viene punito in maniera molto pesante. Esempio, l'espulsione dei tedeschi dall'Europa centrale dopo la seconda guerra mondiale, dalla Cecoslovacchia, dalla Polonia, dalla stessa Jugoslavia, no? attraverso delle leggi. No? Terzo modello. Il potere non deporta e non espelle, ma crea delle condizioni ambientali tali da rendere la situazione invivibile per i membri di un gruppo. Tanto che questi sono, tra virgolette, costretti a scegliere di andare via. Vi faccio un esempio. Il primo esempio che abbiamo in letteratura eh, riguarda una terra che ormai ahimè conosciamo bene, che è la Crimea. Nella Crimea di metà 800 non c'erano russi, c'erano tartari e c'erano circassi. I tartari, qualcuno ce n'è ancora, i circassi no. Perché non ci sono più i circassi? Perché quando arrivano i russi non vogliono dei circassi, ma non li deportano. E lo zar non emanna nessun ucase, nessuna legge che li caccia. E io ti va bene. Volete restare? Restate, però a due condizioni. Che vi convertite dall'Islam al cristianesimo ortodosso e che smettete di parlare turco ma parlate russo. Qual è il risultato? I Circassi esodano. Questo è un esodo. Questo è un caso da manuale dell'esodo. Quello dei Giuliano-Dalmati è un altro caso da manuale. È abbastanza chiaro fino a qua? Sono contento perché questo è solo il primo gradino. Il secondo gradino molto più impervio è perché perché le autorità si sono comportate così, che cosa volevano? Fin dall'inizio hanno avuto un disegno di eliminazione di tutto il gruppo nazionale italiano come assoluta convinzione di tutti gli esuli, convinzione assolutamente inscalfibile. Eh? Qualsiasi cosa ne pensate non cercate di convincere che non è vero perché è impossibile. E penso che chiunque di noi. Avesse avuto la disgrazia di vivere quelle esperienze, la penserebbe esattamente nello stesso modo. Questa è la convinzione. Altri storici, in particolare quelli di parte di jugoslava, dicevano: Non è vero niente, non è mai esistito un progetto del genere. Ce ne sono andati perché volevano andare. Come stanno le cose? Io faccio una piccola pausa. Se lei voleva domandare qualcos'altro invece. <ride> Sì, L'ultima domanda, professore, così possiamo lasciare tempo agli interventi eh, dei partecipanti, dei presenti. L'ultima domanda è su questa storia così complicata e, e a volte controversa, qual è stata la sua esperienza alle commissioni storico-culturali italo-slovena e italo-croata? Mm -hmm. Quando la Jugoslavia non c'era più... E, Eccetera, eccetera. È stata un'esperienza, eh, dovremmo dire, zoppa. Perché zoppa? Perché io ho fatto parte di due commissioni, ma devo dire faccio parte. Perché una commissione si è conclusa, ha concluso i lavori, la commissione di ha concluso i lavori nel 2000 con un rapporto finale, congiunto. Di quel l'ho corato non abbiamo saputo più nulla. Non è mai stata sciolta. Io ho un decreto di nomina firmato dal ministro degli esteri. Ma non ho nessun decreto di revoca, né il ministro degli esteri croato ha mai revocato i suoi membri. E allora, boom, non lo sappiamo. È <ride> dal 1990 che non sappiamo cosa fine abbia fatto quella commissione. Evidentemente, non c'era volontà di farla andare avanti, non da parte nostra, ma da parte dei colleghi croati, per ragioni che sapranno loro. Ecco, diciamo che in sogno credo che sia seppellita. Ecco, però formalmente è insomma. La differenza si vede perché. Perché con gli storici sloveni eh, si è arrivati a un grado di collaborazione molto elevato e si è sostanzialmente superata quella che era eh, la definizione in base alle appartenenze, che invece quella volta si stava, eravamo la delegazione italiana e la delegazione slovena, non solo perché eravamo nominati il Ministero degli esteri, ma che sapevamo perfettamente noi di essere storici italiani e loro storici sloveni, no, non c'era alcun dubbio. Sembrava come dire la ripresa di quel dialogo. Che si era interrotto nella primavera del 1945 fra il Comitato di Liberazione Nazionale di Trieste e il Fronte di Liberazione Sloveno. Ecco, abbiamo ripreso da lì, fondamentalmente, quindi, e ne eravamo perfettamente consapevoli. No? Eh, particolare interessante: nella delegazione italiana non c'erano storici comunisti, neanche uno, perché in, in quell'ottica non c'entravano. Ecco. Bene, qui la, qui la Commissione è andata avanti, con i suoi lavori. I risultati si possono giudicare variamente, ma ha stabilito una normalità di rapporti. Ha avuto anche delle ricadute positive in termini, virgolette, oggettivi, cioè l'apertura degli archivi. No? Quindi abbiamo, quello che c'era l'abbiamo visto. Insomma, abbiamo ragionato assieme, abbiamo discusso molto, abbiamo litigato parecchio, come è assolutamente normale. Abbiamo discusso molto, però, eh, non sui punti che sembravano più difficili, paradossalmente. In teoria, avremmo dovuto litigare sul problema delle foibe. Questa commissione come nasceva? Nasceva come commissione sulle foibe. Era stata chiesta dal governo italiano come commissione mista sul problema delle foibe. E poi si è stesa a tutto il resto. Solo che a discutere il problema delle foibe eravamo 4 o 5 storici che avevamo lavorato esattamente sulle stesse fonti, che ci conoscevamo. Avevamo visioni parzialmente diverse, sensibilità diverse. Però le fonti erano talmente evidenti che non potevamo dire cose opposte. Si trattava di dirle in una certa maniera, in modo oggettivo, vero, ma senza, come dire, urtare, ecco, senza fare propaganda, insomma. L Abbiamo detto, ecco. materialmente il testo l'ho scritto io, assieme a una collega slovena, il problema era la traduzione. E non c'erano dubbi su questo, ecco. quindi questo è stato, tra virgolette, facile, perché quando le fonti sono evidentissime, gli storici hanno qualche difficoltà a svicolare, onestamente. Svicola chi non conosce le fonti o non le vuole conoscere, ma eh, quando è, è, è palmare non puoi fare altro. Si è molto discusso su altre cose, ad esempio su una, eh, sulla colpa originaria. Sulla colpa originaria, sul peccato originale. Ecco. Qual è stato il peccato originale? Il caposaldo interpretativo, così definito dalla presidentessa, una eh, grande storica, eh, della delegazione slovena, era il, il peccato originale. Il caposaldo interpretativo era: hanno cominciato i fascisti. E il resto è una conseguenza deprecabile Da molti punti di vista, ma una conseguenza. La delegazione italiana diceva: assolutamente condannabile il fascismo di frontiera, anche perché fra noi c'era Elio Appi, uno storico mio maestro, deceduto ventina di anni fa. Che è stato il primo a studiare il fascismo di frontiera, ecco, l'aveva chiamato lui così, insomma, no? quindi non c'erano dubbi su questo. Ma non c'era una conseguenzialità immediata. La storia era più complicata. Boh, alla fine, insomma, ci messi d'accordo: sì, la storia è più complicata. Ecco, Evidentemente, condannando tutti, in qualche modo, dal punto di vista del giudizio storico. Quindi è stata un'esperienza buona, ovviamente superata, perché noi siamo oltre a questo. Adesso è normale che alcuni storici italiani sloveni, fra loro, vanno d'accordo, altri non vadano d'accordo. Chi vada più d'accordo con qualche colega sloveno, che non con qualche colore italiano, che non lo posso vedere neanche dipinto. È come è normale. E con gli storici croati no, abbiamo pochissimi rapporti. Svicolano. Quando cerchiamo di farli non vengono. E poi è un po' più difficile, ecco. Non è che ci siano conflitti, eh? solo che c'è pochissimo interesse per questa storia, per la dimensione bilaterale. Anche i grandi gesti di pacificazione che avete visto, no? Beh, quello del 2010 è stato comune, tutti e tre, ecco, è stato molto importante. E poi ripetuto eh, a Pola poco tempo dopo, quindi è stato importante. Adesso nel 2022 no, è tutta la dimensione italo-slovena che è importantissima, eh, c'è ancora qualcosa da lavorare sulla dimensione italo-croata. A livello di studi, in realtà ormai abbiamo tutte le fonti, cioè, da qualche anno sono disponibili anche le fonti croate. Cioè, le fonti ex jugoslave custodite negli archivi di Pigeon di Zagabria, non tutte ovviamente, ma insomma sufficienti per farci capire quello che prima non capivamo. Ad esempio, ha fatto molto bene lei a citare quel libro lì, Storia di un esodo. Storia d'Esodo è uscito nel 1980 con un atto di grandissimo coraggio, devo dire. Io non c'ero, erano quattro miei amici che l'hanno fatto. È un atto di follia da parte dell'Istituto Operatorio di Resistenza che l'aveva fatto perché era un termine scottante. Tenete presente che parlare di foibi di Eson in quel momento voleva dire automaticamente essere etichettati da parte dei colleghi sloveni e croati come provocatori fascisti. Questo era il termine. Loro non sono stati etichettati così perché era tutto per la storia della resistenza. Quindi non potevano etichettarli il presidente Giovanni Micoli, che era una figura mitica. Ecco, però nessuno ne ha parlato. L'unico commento che i colleghi hanno registrato da parte di un altro ristorante è stato: Ah, bello, bello grosso tutto quello che si è detto in Italia, Slovenia e Croazia di quel libro. Ecco, è un libro splendido per l'anno in cui è stato scritto, alcune parti sono tuttora le migliori, ma c'erano degli interrogativi che onestamente gli studenti non siamo in grado di sciogliere. Potevano lavorare soltanto sulla stampa, non sulla documentazione. Qual era l'interrogativo di fondo? Una contraddizione. Era evidente dagli atti che venivano raccontati, ricostruiti attraverso testimonianze e la stampa che la popolazione italiana dell'Ist era stata soggetta ad una durissima persecuzione nazionale. Così dura che la popolazione aveva detto no, noi non ne possiamo più, ci vogliono distruggere tutti, ci vogliono cacciare via, andiamo via. Questo non c'era dubbio. Ma contemporaneamente, quando la popolazione decide di andare via e ci sono le opzioni per l'accidenza italiana e sono plebiscitarie e tutti quanti dicono vogliamo andare via, le autorità cercano di fermarli. In tutti i modi non riconoscendo le domande, rispondendo di no, chi palesemente di madrelingua italiana, con alcuni trucchi che possono sembrare ingenui, ad esempio dove si può presentare la domanda all'ufficio di Piemonte d'Istria, invece l'ufficio di Piemonte d'Istria è aperto a quello di Grisignana che sta un po' più in là, sbagliando gli orari, negli orari di apertura gli uffici sono chiusi, invece sono aperti in un'altra parte, oppure arruolando in massa tutti i giovani che stanno per presentare il diritto ad adozione, oppure bastonando chi ha già... Presentato a domanda d'adozione per farli ritirare. Ma che senso ha? Se li volete cacciare via, perché cercate di trattenerli? Questo è l'interrogativo che chiaramente il libro si pone e qui non può rispondere. Bene, noi adesso siamo in grado di rispondere, perché adesso conosciamo eh, le fonti e siamo in grado di ricostruire il processo decisionale jugoslavo. Bene, abbiamo allora, come dicevamo, qualche minuto. Se ci sono domande, osservazioni, richieste. Sì, perché ce ne sono due, ovviamente, mica una sola. Allora, con calma. Bene. Siamo nell'anno 1945, primo di maggio. Primo di maggio le truppe jugoslave arrivano fino a più o meno qua, a Fiume Isonzo fondamentalmente, no? Fino a Monfalcone. Occupano il territorio fino a che non interviene un accordo, che si chiama accordo di Belgrado. 9 giugno 1945, in base a questo accordo, la Venezia Giulia, che fa sempre parte del Regno d'Italia in quel momento, no? In attesa della conferenza della pace, viene provvisoriamente divisa fra due zone d'occupazione. Tutta l'Italia è occupata, no? Evidentemente. E in questa parte, in questo che è sempre Italia, non ci sono soltanto gli alleati, ma ci sono anche gli jugoslavi. Sono due zone di occupazione divise da questa linea rossa. Questa si chiama linea Morgan. Che senso ha questa linea? È una linea che lascia agli anglo americani il porto di Trieste e le linee di comunicazione ferroviarie e telegrafiche con l'Austria. Perché viene scelta? Perché i governi, non soltanto i militari, i governi inglesi e americani, hanno bisogno di Trieste per alimentare l'occupazione alleata in Austria. Mm? I porti del nord Europa sono distrutti, quello di Trieste no. Ecco, questo è il porto dell'Austria. Non c'entra niente che sia italiano, non, non c'entra assolutamente niente. È il porto dell'Austria che deve essere alimentato, quindi deve essere controllato. Chiaro? Questa situazione va avanti fino al 15 settembre del 1947, in cui abbiate una zona A, questa sotto. Governo militare alleato, una grande zona B sotto governo militare. Slavo in più c'è questa, vedete questa enclave, questa è Pola. Pola era una base navale che non serviva più assolutamente a nulla, però piaceva a Churchill. Eh, Churchill aveva un passato da primo lord al mare, credeva ancora alla Royal Navy che conquista i mari. Diceva, Io voglio Pola. I generali spiegano che non serve a nulla, no, voglio Pola, Vabbè, gli danno Pola, fondamentalmente illudendo i polesani che gli alleati sarebbero rimasti. No? 15 settembre 1947 entra in vigore il Trattato di Pace. Cosa prevede il Trattato di Pace? Una cosa maledettamente complicata. Prevede che l'Italia recuperi questa zona qui, cioè il territorio della la parte meridionale della provincia di Gorizia, Gorizia e Monfalcone. E basta. Tutto il resto, tutto il resto, verrà annesso alla Jugoslavia. Meno, meno, questa parte qui, questa fascia costiera qui, tra il fiume Timavo e il fiume Quieto. Perché? Perché non si sono messi d'accordo alla conferenza della pace sulla sorte di Trieste. I russi volevano Trieste per appoggiare gli Jugoslavi. Gli inglesi, gli americani e gli francesi volevano mantenere in Occidente, non in Italia, in Occidente il controllo di Trieste. Non si mettono d'accordo e dicono: vabbè, lasciamo perdere, facciamo uno Stato libero, come si fatto con Danzica, con altre cose. E quindi qui il trattato di pace prevede la costituzione del, ecco, Free Territory of Trieste, stato territorio libero di Trieste. Però c'è sempre un però. Il trattato di pace non costituisce il territorio libero, ma ne prevede la Costituzione, cioè indica la procedura. Una procedura in due tappe. Prima tappa, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le Nazioni Unite approva la Costituzione dello Stato libero. Seconda tappa: il Consiglio di sicurezza nomina il del governatore dello Stato libero. La prima tappa viene superata, il Consiglio di sicurezza approva la Costituzione. La seconda tappa, la nomina del governatore, non viene superata. Ormai sono scoppiate le logiche di Guerra Fredda, inglesi, americani e russi non si metteranno mai d'accordo. All'ordine del giorno di ogni seduta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il punto nomina del governatore del territorio libero di Trieste rimarrà all'ordine del giorno fino all'anno 1975. C'è sempre, non viene mai trattato, ma c'è sempre. No? E allora cosa succede? Succede una situazione stranissima. Questo territorio non è più Italia. Dal momento in cui è entrato in vigore il Trattato di Pace, la sovranità italiana è ufficialmente cessata. Ma non è neanche cominciata la sovranità del territorio libero, perché non è stato costituito. E Allora che cos'è? Niente. Res nullius. Niente. C'è cioè un territorio di fatto occupato per un pezzettino dagli angloamericani. E per un pezzettino da Jugoslavia. Quindi questa è la piccola zona A e questa è la piccola zona B. Quindi quando si parla di zona A di zona B bisogna specificare quella del 45 o quella del 47. Quelle 45 sono queste grandi, quelle 47 sono queste due piccole che riguardano il territorio riudo e Trieste E fino a quando rimangono? Non è chiaro. Dipende. Il, il memorando di Londra. Che entra in vigore il 26 ottobre dell'anno 1954, è un accordo pratico tra il governo di Roma e il governo di Belgrado. Non è un trattato internazionale, è un accordo pratico che dice: preso atto che gli anglo-americani se ne vogliono andare, perché lo hanno dichiarato formalmente e pubblicamente, il governo militare alleato della zona A viene sciolto. Il governo militare jugoslavo della B parallelamente viene sciolto anche lui. L'amministrazione italiana subentra a quella militare alleata nell'amministrazione della zona A del territorio libero di Trieste. L'amministrazione dello Stato jugoslavo subentra all'amministrazione militare jugoslava nell'amministrazione della zona B del territorio libero di Trieste. Tant'è che il primo prefetto italiano che arriva a Trieste non si chiama perfetto, mi si chiama commissario generale del governo per la zona A del territorio libero di Trieste. Questo cos'è? È di fatto la divisione del territorio libero fra Italia e Jugoslavia. Di fatto è realmente vuol dire, non per finta, eh, nel senso che ci sono garanzie internazionali che questa sarà la soluzione definitiva. Cioè, non ci sarebbe stata. Ma formalmente, no. Formalmente è soltanto un accordo provvisorio al quale che cosa segue? Segue una fase di annessione fredda. Ad esempio, metà della zona B viene incorporata nella Slovenia, l'altra metà nella Croazia dal punto di vista amministrativo. Non si parla di sovranità. Cosa succede alla provincia di Trieste? Nell'anno 1963, se non sbaglio, una, non una legge ordinaria, una legge costituzionale crea la regione Friuli-Venezia-Giulia che ha come capoluogo la città di Trieste. Questa è un'annessione fredda. Però le annessioni fredde non sono calde, Ecco, quindi sono imperfette. E per varie ragioni d'ordine internazionale, nell'anno 1975 il governo italiano e il governo jugoslavo stipulano un trattato internazionale, che è il Trattato di Osimo, il quale definisce i confini dove è Italia, dove è Jugoslavia. In quel momento non c'è più un dubbio: non esiste nessun territorio libero di Trieste, non esistono zone grigie, esistono Italia, Jugoslavia. La provincia di Trieste, è distretto di Capodistria, che fa parte della Slovenia, distretto di Buie, che fa parte della Croazia. In quel momento, quando questo trattato viene comunicato alle Nazioni Unite, il Consiglio di sicurezza toglie dal suo ordine del giorno il punto della nomina del governatore. C'è ancora tempo per una domanda della signora Lì? Jugoslavo, anzi, dei serbi croati e sloveni. Dunque, all'Italia rimane Zara e un paio di isolette. L'isola di Cherso e Lussino eh, non sono Dalmazia, sono Quarnero. Ecco, qui rimangono queste due isole, Zara e qualcosina qui. E dipende quali. Allora, eh, gli italiani che sono sbarcati in Dalmazia dopo il 1941, quelli alcuni rimangono, ma la maggior parte deve andare via. Il caso più clamoroso è quello di Zara. Zara era stata già annessa all'Italia, no? Quindi Zara era italiana dal punto di vista statale, manda fra il 1940, viene poi occupata dai tedeschi, mh? Eh, quindi è RSI, no? fra il 1983 e il 1944 viene pesantemente bombardata, fino alla quasi totale distruzione. La popolazione, quindi viene sfollata. Ma dove viene sfollata? Non può sfollare nelle campagne circostanze perché ci sono i partigiani. Quindi viene sfollata in Italia. Quindi è uno sfollamento che poi si trasforma in esilio, perché nel 1944 arrivano i partigiani e di fatto occupano la città. E ci sono ancora un centinaio di vittime fra gli italiani. E poi gli zaratini di nazionalità italiana cercheranno di andare via, avvalendosi del diritto di opzione, alcuni semplicemente scappando, cercando di attraversare il mare. Ecco. Quindi ci sarà un esodo pressoché totale da Zara. O invece dal resto della Dalmazia, il resto della Dalmazia vuol dire Spalato fondamentalmente, poco altro. Dunque, eh, Spalato era una città con una forte componente italiana che, però, dalla fine dell'Ottocento ormai era minoritaria. Dopo la prima guerra mondiale, Spalato è teatro di fortissimi incidenti fra italiani e croati. Spalato entra a far parte della, del regno SHS nella fase di transizione. La città è amministrata da un consiglio nazionale croato assieme alle truppe serbe, ma c'è una presenza militare italiana, c'è cioè la presenza di una nave italiana solitamente, a tutela della minoranza italiana ivi presente. Questa tutela però in parte è efficace, ma dà anche l'occasione a continui tumulti, a continui scontri: perché? Eh, prima di tutto perché c'è odio nazionale, eh, la popolazione croata detesta quella italiana, e poi perché a Spalato chi arriva? arrivano i patrioti croati che vengono da quella parte di Dalmazia che è stata occupata dalle truppe italiane e che sono stati cacciati dal governatore italiano. Perché patrioti croati? Questi sono incattiviti evidentemente. Per cui a Spalato ci sono dimostrazioni continue, devastazioni, si picchiano. L'episodio più clamoroso è quello appunto del luglio del 1920, e dove durante uno di questi tumulti, ve la faccio breve, eh, vengono uccisi il comandante della nave italiana. È un marinaio, no? questo è l'apice. Poi cosa succede? Il trattato di Rapallo prevede che Spalato vada alla Jugoslavia. C'è la componente italiana la quale è tutelata eh, dall'accordo di Rapallo stesso, cioè ha diritto a optare per la cittadinanza italiana, ma senza l'obbligo di andarsene, cioè può restare mantenendo cittadinanza italiana, quindi protetta dalla legge italiana. Quindi una forte, eh, un forte grado di tutela, che però non è sufficiente. Non è sufficiente perché è una popolazione che è numericamente ridotta è praticamente tagliata fuori da tutto il resto. No? Sono quasi tutti o professionisti o pubblici dipendenti, ma pubblici dipendenti non possono più essere, perché non sono cittadini del nuovo Stato. Quindi si trovano malissimo e una buona parte di loro esoda. Ma si mantiene una qualche forma di comunità, ci sono delle comunità. C'è la famiglia Betizza, ad esempio, che ecco, è proprietà dei cementifici, che è una famiglia importante. Che rimane lì, no? però c'è già una prima emorragia cospicua di italiani. Poi, nel 1943, nel 1944, quando arrivano gli Jugoslavi, quasi tutti gli altri italiani optano per l'accidenza italiana o semplicemente scappano. Insomma, quelli che non vengono ammazzati, naturalmente. Prego. Eh, sì, io gli, gli unici buoni, ecco, io gli suggerisco quelli di Luciano Monzali Monzali, l'italiano di Dalmazia, è uno studioso di storia delle relazioni internazionali, ma ha studiato particolarmente la Dalmazia, è padrone della lingua, quindi può leggere anche le fonti, è sicuramente lo storico più attendibile è ben considerato anche all'associazione Vecchio Giulio Dalmazia, è uno storico serissimo, quindi io sicuramente le manderei a lui. Bene. Il livello di collaborazioni con gli studiosi croati non è brillante. Allora, siccome dovremmo chiudere, mi dice il direttore fra

Quanti minuti mi date? Eh. <ride> Perché non è banale. Ecco, allora, naturalmente, certo. sì, sì. la parte jugoslava era piuttosto ovvio, dicevano che il fenomeno non esisteva. Eh, quindi, no? Allora ci sono varie fasi. Eh, il problema delle foibe è un tema attivo, cioè di quale si parla molto. Fin quando è attiva la questione di Trieste, no? la Jugoslavia è un nemico fondamentalmente, quindi la questione si parla. Anzi, uno degli argomenti polemici contro i jugoslavi. Questa storia però finisce col 1954. Mm? Dopo il 1954 ci sono alcuni anni di incertezza, poi la Jugoslavia cambia completamente ruolo. Mentre fino agli anni '50 era il nemico dell'Italia, dagli anni '50 in poi diventa il cuscinetto strategico nell'Italia nei confronti del patto di Varsavia. Cosa vuol dire? È uno stato neutrale che fa da antemurale alle difese NATO, tanto che si pensa addirittura di ad integrarle le difese NATO. Attenzione, i piani NATO prevedevano che in caso di guerra eh, le truppe italiane si spostassero fino al crinale dell'Isonzo in territorio sloveno, con il consenso, pare, del governo di Belgrado. Quindi anche se non sono formalmente alleati, sono molto vicini. Questo cosa significa? Che non c'è interesse da parte dei governi. Della di tutte le forze politiche, potremmo dire, a investire politicamente su una storia così brutta come quella che è accaduta. Questa è una delle ragioni. Ci sono varie ragioni. Naturalmente, il fatto che la politica non investa non vuol dire che gli storici non possano studiare o che non se ne parli, ma semplicemente non c'è un investimento politico. Sapete che quando non c'è un investimento politico, chissà perché anche i media non ne parlano né. Eh, le case editrici pubblicano i lavori. Diciamo che non è, non è incentivato, prima ragione. Seconda ragione. Il governo italiano, si dice in alcune parti, avrebbe potuto chiedere la punizione di alcuni responsabili delle CD chiamate Fog. alcuni di questi erano noti, non per Motica, ecco, un paio d'altri anche, eh, che poi sono abbastanza noti. Ma per fare questo avrebbe dovuto compiere degli atti internazionali molto forti, avendo uno scheletro nell'armadio. Qual era questo lo scheletro? I criminali di guerra italiani in Jugoslavia, che si era rifiutato di consegnare a Jugoslavia dicendo li processiamo noi. E solo che poi non li ha processati e li ha fatti scappare. Ecco allora che dalle due parti, siccome i due governi si stanno avvicinando, c'è un tacito accorto, va bene, non ne parliamo più. Ecco. Gli jugoslavi non chiedono più la consegna dei criminali italiani, e ce n'erano dei criminali, il governo italiano non chiede nulla per quanto riguarda gli eccidi delle foibe. Questo a livello politico, a livello istituzionale. A livello politico a chi interessava? A nessuno, fondamentalmente. Perché nell'epoca della Guerra Fredda la porridazione era o con la NATO o con l'Unione Sovietica. Se sei nella NATO non puoi eh, compiere degli atti che destabilizzano l'alleanza atlantica a fuori del nemico. Quindi tutte le forze di governo eh, non hanno incentivo, evidentemente. Da parte sua il Partito Comunista dice, ah beh, eh, quegli altri sono comunisti, lasciamo perdere. Anche perché responsabilità del Partito Comunista non nelle FOIB, le FOIB c'entrano meno, molto poco. Ecco perché non contavano nulla i comunisti italiani nella Venezia giù nel 1945, ma nella definizione dei confini sì. Avevano avuto un ruolo, eh, diciamo, molto dubbio. Ecco, cioè fondamentalmente avevano appoggiato le tesi jugoslave, in termini anche maggiori di quanto non pensavamo fino a qualche anno fa. Lo sapevano benissimo che non a non parlare di queste cose. A parte loro tutte le istituzioni jugoslave, compresi gli storici, evidentemente, ritenevano il solo parlare di foi vedese una provocazione fascista. Questo non rendeva facile, evidentemente. Mettiamo altri elementi. Nella Venezia Giulia, Trieste e Gorizia, di queste cose si è parlato sempre, in maniera addirittura ossessiva, quindi è, è completamente diversa la situazione. Nel resto d'Italia, che cosa è successo a livello invece psicologico? C'è stato nel dopoguerra un grandissimo investimento emotivo sulla questione di Trieste, attorno alla quale è rinato il sentimento nazionale italiano, che era, stato, era crollato quell'8 settembre. No? Ma attenzione, è questione di Trieste. Cioè tutto si è polarizzato sulla sorte di Trieste, che è stata definita appena nel 54. Nel 1954 abbiamo vinto. Trieste è tornata all'Italia. Suonano le campane, arrivano i bersaglieri, arriva il Presidente della Repubblica Corazzieri, è fatta, è finito. E l'Ista è chissà mm? dov'è. Ecco, queste sono alcune delle ragioni, poi ce ne potrebbero essere anche altre, ma già queste sono sufficienti per capire, come dire, un generale disinteresse e un fastidio nei confronti di quelle vicende, che è cambiato solo quando è cambiato il mondo, quando è finita la guerra fredda, quando è cambiato tutto, ecco allora che era più semplice fare quella che ha doveroso fare, cioè parlare. Certo, allora ringraziamo il professore. Aggiungo solo queste due considerazioni. Abbiamo imparato ancora più stasera che sono molti gli schemi e i pregiudizi da superare, però proprio questo è il compito della storia e in questo compito c'è la sua più profonda e significativa capacità di propulsione e di crescita civile e ne abbiamo tanto bisogno per cui grazie ancora professore grazie a tutti voi